Il Sustainable Development Solutions Network è un network globale indipendente che mobilita competenze scientifiche e tecniche provenienti dal mondo accademico, dalla società civile e dal settore privato verso il perseguimento dello sviluppo sostenibile considerato nelle sue quattro dimensioni. Sviluppo economico, incluso il porre fine alla povertà estrema, inclusione sociale, sostenibilità ambientale e buon governo, incluse pace e sicurezza. Nel fare ciò, SDSN promuove il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile approvati dai 193 Stati membri dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 2015 e monitorati attraverso più di 160 indicatori. Per raggiungere i propri obiettivi, le attività di SDSN si focalizzano su ricerca applicata, finalizzata all'individuazione di soluzioni pratiche ai problemi dello sviluppo sostenibile, promozione e implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, educazione sui temi dello sviluppo sostenibile anche attraverso Massive Open Online Courses realizzati da sdsn.edu, la piattaforma educativa di SDSN. SDSN è un network articolato in centri nazionali e regionali. SDSN Mediterranean è l'hub di riferimento per il bacino mediterraneo, le cui attività sono coordinate dall'Università di Siena, una delle più antiche università del mondo. SDSN Mediterranean promuove la cooperazione e le attività di ricerca congiunte tra paesi, università ed esponenti del settore privato provenienti dall'area del Mediterraneo. Promuove l'individuazione e l'implementazione di soluzioni pratiche ai problemi dello sviluppo sostenibile rilevanti per il futuro della regione. Contribuisce all'elaborazione di indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile per l'area mediterranea. Promuove la creazione di network tra centri di ricerca e la diffusione degli strumenti di formazione sdsn.edu nella programmazione congiunta mediterranea ed euromediterranea all'interno delle attività pianificate dall'Unione Europea. Ad esempio, Plastic Busters è un progetto che punta a combattere l'inquinamento nel Mar Mediterraneo. In particolare, attraverso la mappatura della presenza di microplastiche effettuata mediante la valutazione degli effetti dei rifiuti marini su organismi sentinella, è stato definito un numero di aree sensibili. I dati raccolti sono stati poi utilizzati per sviluppare azioni concrete, preventive e correttive, volte a incrementare la consapevolezza degli stakeholder e, più in generale, a sensibilizzare l'opinione pubblica su tali temi.